Ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff del Team FIFA Italia. Oggi in questo video vi porterò il terzo episodio del nostro Road to Glory con Gonzalo Higuaín. Nello scorso episodio avevamo ottenuto tre bonus, avevo aggiunto io Videla, poi mi avete consigliato di mettere Kahneman come difensore centrale, quello qui un ottimo difensore centrale con delle bellissime statistiche, e come mezzala sinistra Ortiz, che anche lui per essere un argento, diciamo, ha statistiche molto molto complete, quindi davvero due bei giocatori. Quindi la squadra che abbiamo adesso è questa qui, Gonzalo Higuaín è ancora 84 perché in Coppa America purtroppo gioca bene ma non riesce a far gol. E a questo proposito vi voglio dire, che ne dite di cambiare qualche obiettivo, più che altro di aggiungere qualche obiettivo per provare ad aumentare di versione anche Higuaín? Non lo so, commentate e ditemi cosa ne pensate, se per voi va bene, se aggiungiamo un altro obiettivo e quale obiettivo aggiungere, tipo che ne so, quando segna 4 gol in game ci fa aumenta diversione, oppure che ne so, ogni assist, ogni 2 assist in Coppa America in realtà aumenta la diversione e cose così, fatemi sapere. La squadra è questa qui, mettiamo solo una bella formetta fisica e poi possiamo iniziare la nostra prima partita. Ecco qui la prima squadra che andiamo ad affrontare, una squadra abbastanza completa in tutte le parti, e ho paura di Maxim Douglas Costa, perché come sappiamo bene loro sono due giocatori che skillano molto, e poi questo qui gioca con i potenziamenti al portiere, una cosa che non capirò mai, però va bene così. Iniziamo subito, possesso nostro, Videla, devo spostare verso Melano, Ortiz, Blanco, Higuaín, Blanco, Blanco, Higuaín, subito a giro! Gonzalo Higuaín al primo minuto, al primo pallone toccato in questo episodio, fa subito un gran gol. Mamma mia Gonzalo Higuaín, mamma mia Gonzalo Higuaín, che tiro a giro che ha questa versione 84. Mamma mia, guardate qui la stoppa, finta e tiro nel set dove il portiere con tutti i potenziamenti non ci può arrivare. E siamo già 1-0. Isco per Melano, Melano, Blanco, Higuaín a giro, deviato il suo tiro, vicino al 2-0 Gonzalo. Partiti col secondo tempo, sta decidendo Gonzalo Higuaín per ora. Higuaín fa il 2-0 e inizia il secondo tempo come è iniziato il primo. Dopo un minuto e mezzo fa un grandissimo gol. Doppietta di Gonzalo Higuaín. Melano. Vedi Higuaín di largo. Gonzalo Higuaín la spalla di petto. Salta l'uomo, ne salta un altro. Gonzalo Higuaín, Gonzalo Higuaín, Gonzalo Higuaín entra in aria. Gonzalo Higuaín fermato al momento del tiro. Peccato. Higuaín col sinistro in mano a Ferman. Adesso va a battere il calcio d'angolo con Alessandro Maxim in mezzo dove c'è Sciaka. C'è Alcantara, la stoppa, gran tiro, Pinola benissimo, Pinola poi esce anche palla a piede, poi Naldo, poi Kahneman, la palla arriva a Douglas Costa, prende il palo al nostro avversario. Ottima azione offensiva la sua. Finisce qui la partita, 2-0 per noi, ottima partita. Voglio salutare comunque Davide, che è il nostro avversario, l'ho incontrato in partita online, in cuffia, prima mi ha detto che ci segue sul nostro canale, quindi lo voglio salutare. Ciao Davide. La partita comunque finisce qui, 2-0 doppietta per Gonzalo Higuaín, che ci regala due bonus, davvero molto bene così. Adesso andiamo alla seconda. Ci siamo per la seconda partita, troviamo questa squadra tutta non rara, tranne Lucas Perez Tots, che è un giocatore molto molto forte, e Moya in porta, che è un giocatore raro. Però comunque una squadra alla portata della nostra, che ormai è collaudata, gira molto bene, come abbiamo visto nella partita precedente, vinta per 2-0. Serve Muniain, che serve Bruno. Dentro ancora per Muniain, è andato Muniain, è partito Muniain, ottima chiusura, e poi Pinola la dà ancora verso Carrizo, che gira verso Higuaín, che benissimo fa partire Blanco, che imposta verso Ortiz. Ortiz. Jonathan Silva che può andare. Jonathan Silva salta l'uomo, serve Higuaín tra le linee, la palla però non arriva al destinatario. Muniain, attenzione, pericolosissimo il Messi Basco, ma Pinola è un mostro.
Lucas Perez a battere il calcio d'angolo, la mette lunghissimo verso Manu Trigueros fuori area, subisce fallo Manu Trigueros, calcio di punizione per il nostro avversario, batterà Lucas Perez, mettiamo l'uomo sul palo, ma c'è Carrizo che fa una grandissima parata, un ottimo riflesso il suo, ancora Lucas Perez a battere, la metterà ancora fuori, invece no, la mette in area dove c'è Echiza che prova a staccare, ma la palla va abbondantemente alta. Lucas Perez, dove c'è Gonzalez isolato e andiamo sotto, andiamo sotto, non so perché i nostri difensori non marcano sui calci d'angolo, andiamo sotto, davvero un peccato. Andiamo gol da Michel Gonzalez, non ci riesce. Inizio bene su Lucas Perez, però perde palla, attenzione Lucas Perez, Kahneman per un momento, palo di Lucas Perez e poi sulla ribattuta prendiamo il 2-0. Peccato perché perdere sempre bonus così non mi va. Cerchiamo di recuperarla subito, altrimenti. Siete in campo aperto, meno male, qui ci ha graziato, davvero, peccato. Marker su Saeta, devi seguire Melano. Devi ripartire. Lucas, vedi Higuain, Gonzalo Higuain, la riapre e comunque ci va a regalare un bonus. Buon gol di Gonzalo Higuain, ma Lucas Melano che cosa ha fatto? Guarda lì, lo guarda con la coda dell'occhio e lo mette a tu per tu con Moya, dove il Pipita non può sbagliare. 2-1, l'abbiamo riaperta, adesso andiamola a pareggiare. Comunque la seconda partita finisce qui, purtroppo abbiamo perso un'altra partita in questa serie. Gonzalo Higuain ci ha fatto solo un gol. Ed eccoci qui alla fine di questo episodio, purtroppo la seconda partita l'abbiamo persa, quindi dobbiamo rinunciare a un bonus. Abbiamo diritto a soli 2 bonus, un peccato, anche perché ci dobbiamo dare una svegliata, perché siamo a 10 gol in 6 partite, ne dobbiamo fare 50 in 20, quindi dobbiamo fare altri 40 gol in 14 partite, è una cosa abbastanza difficile, ma non impossibile. Come detto all'inizio del video, vi invito a scrivermi se per voi va bene, se provo a cambiare qualche obiettivo per aumentare di versione Higuain, perché in Coppa America in 2 partite ha giocato molto bene, ma comunque non è riuscito a fare gol, quindi proponete. E poi dobbiamo cambiare 2 giocatori, io direi di cambiare Catalan in terzino destro, comunque molto buono per essere uno raro, ma ormai va cambiato. E poi Pinola lo lascerei, anche se non raro, perché è davvero un buon giocatore, quindi mi dispiace lasciarlo per andare a prendere per un difensore centrale che è peggio, perché ho visto alcuni difensori centrali argentini e sono un niente di che. Quindi direi di cambiare Ortiz o Blanco, scrivetelo nei commenti, perché sono due giocatori che mi hanno leggermente stancato. Blanco ha giocato leggermente bene nell'episodio precedente, qui mi ha deluso tantissimo. Ortiz non mi è piaciuto per nulla, quindi scrivete nei commenti chi cambiare, se Ortiz oppure Blanco, e ovviamente con chi cambiarli. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, ricordo che siamo al terzo nella serie e quindi questo video può finire qui. Vi invito a lasciare un like, a commentare con i giocatori da cambiare, come vi ho detto già in precedenza. E da Erco per lo staff del Team FIFA Italia è tutto, ci vediamo in prossimo video, bella!